Allora, fratelli, apriamo la parola in prima epistola di Giovanni, capitolo 4. Cominciamo da qua a fare uno studio, una riflessione per cercare di parlare di questa cosa importante che ci tocca a tanti di noi, tanti fratelli e sorelle sparsi per il mondo, che ha dei parenti o dei coniugi, anche dei conoscenti, le persone insomma che sono intorno a noi, chiamiamo. O che vorremmo vedere convertite. Quindi allora, primo Giovanni capitolo 4, comincerò a leggere dal versetto 7. E dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Allora mi fermo un attimo con la lettura. Tutto il Vangelo da Giovanni, le sue epistole sono bellissime, parlano dell'amore di Dio e vediamo che qua il cuore di quello che ho letto fino adesso, colpito versetto 10, versetto 11, dice: questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma Egli ha amato noi. Quindi poi dice, versetto 11, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amare così. Quindi questo è il messaggio che ci viene tramandato. Quindi, come si fa a convertire un cuore di una persona che ancora non è convertita? E come ha fatto Dio a convertire noi? E personalmente a me Dio ci ha messo tanti anni, d'accordo? È chiaro che poi dipende sempre da una nostra personale scelta, d'accordo? Però Dio ci ha, come dire, ha bussato al nostro cuore, insomma. E ha fatto in modo che noi quella scelta, poi quando facessimo quella scelta, d'accordo, che lui sapeva che l'avremmo fatta, lui è sempre stato alla nostra vita, ha avuto pazienza con noi, quindi ci ha amato mentre noi non l'amavamo, d'accordo? E quindi, come qua dice Giovanni, 2000 anni fa ancora dovevamo nascere. Dio ci ha amati ancora prima che noi nascessimo, anche ancora prima che noi lo amassimo. D'accordo? Quindi così noi dobbiamo amare. Tutte le religioni parlano di amore nel mondo, religioni non cristiane, amore, amore, amore. Però nessuno predica di amare chi non merita. Ecco, questo solo il nostro Dio. D'accordo? È troppo facile amare in generale. Poi però quando uno non ti ama, non ti ricambia, queste religioni mica predicano di amare. Quando uno non ti ama, ecco, questa è la grande differenza. E ecco, quindi noi, i nostri parenti, i nostri mariti, mogli, figli, o chi che sia, li stiamo amando quando loro, diciamo, non merita che noi li amiamo? Perché, ecco, tornando al versetto 7, dice, perché chiunque ama è nato da Dio. Quindi chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quindi possiamo parlare Dio con la bocca, possiamo amare Dio con la bocca, ma è per questo che Gesù ha detto che chi ama Dio ama anche il suo prossimo, no? I due comandamenti. Matteo 22, 37, 39, ama Dio con tutto il tuo cuore, quindi al di sopra di tutto, e poi ama il tuo prossimo. Quindi sono due comandamenti da cui dipende tutto il cuore della legge, tutto il cuore della Bibbia. Quindi se uno ama Dio amerà anche il suo prossimo, d'accordo? Il prossimo del tuo marito, il prossimo di tua moglie, i tuoi figli, tua madre, tuo padre, tuo zio, eccetera. Tutte quelle persone che vorremmo convertire intorno a noi e che noi adesso non lo sono. Quindi come si fa? Come ha fatto il Signore con noi? Il Signore ci ama, ci ha amati quando noi non l'amavamo. Quindi anche voi, fratelli, anche noi, dobbiamo amare quando non ci amano. Perché se noi amiamo in questo modo, allora l'amore di Dio è noi. Allora siamo veramente nati da Dio. D'accordo? Quindi andiamo avanti con la lettura qui dell'Epistola di Giovanni. Quindi dice: nessuno ha mai visto Dio,
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Quindi qua parla della relazione tra noi e Dio, ma per esempio il matrimonio è un ottimo esempio della relazione che dovremmo o dobbiamo avere noi con Dio. Quindi lo stesso si applica questo messaggio, perché ci dice questo messaggio che come Dio ci ama noi dobbiamo amare, perché se noi amiamo come Dio ama noi, allora veramente l'amore di Dio è in noi, d'accordo? Quindi Giovanni dice chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Quindi quando il Signore dice, Giovanni capitolo 15, il versetto 4 dice, dimorate in me ed io dimorerò in voi. O versetto 7, se le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Tante volte chiediamo delle cose e non vediamo risposta. Stiamo dimorando nelle sue parole. Che vuol dire dimorare in Cristo, dimorare nelle sue parole? Che vuol dire? Vuol dire quello che dice qua Giovanni, versetto 16. Dice Dio è amore, chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Quindi dimorare significa mettere in pratica, quindi amare il prossimo, il tuo prossimo. D'accordo? Ecco, quando noi dimoriamo, allora Dio dimora in noi, e allora Gesù, Giovanni 15, versetto 7, che dicevo prima, se voi dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, vi sarà fatto. D'accordo? E versetto 10 dice, se osservate i miei comandamenti, dimorerete in mio amore. Quindi, insomma, se è vero che cerchiamo di essere obbedienti a Dio, metteremo in pratica le sue leggi, metteremo in pratica i suoi insegnamenti. D'accordo? Se veramente amiamo Gesù, lo seguiremo, quindi ameremo il Signore al di sopra di ogni cosa e ameremo il nostro prossimo. D'accordo? Quindi, come il Signore ha amato noi, che noi non l'amavamo, così tu devi amare il tuo marito, tua moglie, i tuoi figli o chi che sia quando non lo merita. D'accordo? Da questo conosceremo noi, tutti noi, se Dio veramente noi amiamo Dio e quindi Dio dimora in noi. D'accordo? Quando noi facciamo questo, come abbiamo letto la scrittura, il suo amore in noi sarà perfetto. D'accordo? Quindi a volte dei fratelli cadono nella lamentazione, nella mormorazione. Dice io non ce la faccio più, io non lo sopporto, non la sopporto, eccetera, eccetera. D'accordo? Ma quando questo avviene, fratelli, non stiamo amando se non noi stessi, d'accordo? Gesù non è venuto per amare se stesso, Gesù ha dato se stesso per noi, d'accordo? Quindi anche noi, se amiamo il nostro prossimo, dobbiamo essere pronti per amore del prossimo, a darci per il prossimo, d'accordo? Che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, dice la scrittura. Quindi quando pensiamo a noi stessi, noi pensiamo a ricevere. L'amore del mondo ti dice che dobbiamo ricevere per dare, l'amore di Dio invece dice che devi dare per ricevere. D'accordo? Giovanni capitolo 3, versetti 16-17, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chi crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi Gesù non ti ha messo con quel marito, con quella moglie, in quella situazione perché tu giudicassi queste persone che non sono nella fede. D'accordo? Ma Dio ti ha messo lì, tu che chiedi a Dio perché io sto in questa situazione. Dio ti ha messo lì perché Dio vuole salvare queste persone e vuole usare te, ha bisogno di te. Noi siamo la presenza come dire, di Gesù viva che è in noi. Noi siamo o dobbiamo essere tanti Gesù in questa terra. D'accordo?
D'accordo? E Gesù attraverso di noi può e deve agire se noi lo permettiamo, se noi obbediamo, se noi osserviamo la sua parola, se noi osserviamo i suoi insegnamenti. D'accordo? Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo, Matteo capitolo 5. Voi siete la luce del mondo. Leggiamolo, Matteo 5. Matteo 5. Dal versetto 14 al 16 dice: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Quindi quando noi amiamo, fratelli, quindi che cos'è l'amore? L'amore è, come dice 1 Corinzi 13, uno dei, forse, dei più bei versetti, se non il più bel versetto che descrive l'amore, è 1 Corinzi capitolo 13, dai versetti 4 al 7, vi consiglio di leggere e memorizzare, dice: l'amore è paziente, è benevolo, non invidia, non si gonfia, non addebita il male. Cioè, quindi tu non accusi quella persona, mi ha fatto questo, mi ha fatto quest'altro. L'amore sopporta ogni cosa, quando noi non sopportiamo, noi non stiamo amando. D'accordo? Quando l'amore spera ogni cosa, quando noi non perdiamo la speranza che questa situazione cambi, noi non stiamo amando quella persona, stiamo amando noi stessi. L'amore è paziente, quando noi non abbiamo pazienza, noi stiamo amando noi stessi, non stiamo amando il prossimo. Ed ecco che poi preghiamo e non abbiamo risposta. Perché? Perché non stiamo camminando nella volontà di Dio. E la volontà di Dio, fratelli, è che noi amiamo il nostro prossimo. Amiamo i nostri mariti, le nostre mogli, i nostri figli. Io parlo ovviamente in generale di tutte quelle situazioni di quelle di voi che vorrebbero un marito convertito, una moglie convertita, un figlio convertito. Se voi non state facendo luce, se voi non state amando quando questi non meritano il vostro amore, è per questo che la situazione non cambia, è per questo che la situazione non cambia, fratelli, perché non state amando, non stiamo facendo la volontà di Dio. Gesù dice: voi siete la luce del mondo come una lampada, e la lampada non si mette nascosta, ma si mette in un punto e faccia luce, quindi dice: così risplenda la vostra luce affinché, davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere. Quindi quando uno non fa buone opere è come uno che nasconde la luce, non sta facendo luce. Quando noi non amiamo come Cristo ama noi non stiamo facendo luce. D'accordo? Perciò noi dobbiamo amare come Cristo ha amato noi e ama noi, d'accordo? E allora quando noi camminiamo così nei suoi insegnamenti, nelle sue parole, noi siamo, la luce di Cristo risplende dentro di noi, è al di fuori di noi e intorno a noi, a quelli che sono intorno a noi. E questo permetterà Gesù ci ha insegnato che è l'amore che rompe un cuore duro, la pietra, la roccia di un cuore indurito. L'amore. Quindi, fratelli, abbandonate il vostro ego, il vostro io, perché state amando voi stessi. Voi parlo di voi sapete chi siete. E Gesù non vi benedice se non amate. Gesù ci insegna di amare i nemici. Dobbiamo amare forse i nostri mariti, le nostre mogli, i nostri figli, i nostri fratelli. Questo si applica anche, io sto parlando di situazioni di famiglie carnali, ma questo si applica ovviamente anche nella famiglia spirituale, cioè fratelli e sorelle in Cristo. D'accordo? Se mi ha fatto un torto, allora io non voglio più sapere niente di lui. Magari si è pentito, mi ha chiesto scusa. Dice: no, però io ti ho dato tanto, tu non mi hai dato quello che ti ho dato. Ecco. Immaginiamo se Dio dovesse agire così con noi, nessuno si salverebbe, fratelli. D'accordo? Se noi dovremmo ereditare il favore di Dio, avere un favore da Dio, perché noi ci comportiamo bene con Dio, allora nessuno meriterebbe niente da Dio.
Infatti, questo che abbiamo letto lì nella prima scrittura di Giovanni, 1 Giovanni capitolo 4, questo è l'amore di Dio, che non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi. D'accordo? Quindi dice, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amare così, se veramente noi amiamo Dio. D'accordo? Ecco, voglio leggervi il versetto 20 e 21, sempre della prima epistola di Giovanni, capitolo 4. Dice, se uno dice, io amo Dio, ma odio suo fratello, quindi tra parentesi metto io, fratello, madre, marito, moglie, figli, eccetera. Quindi, se uno dice ama Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui. Che chi ama Dio ama anche il suo prossimo, ecco. Quindi, ecco, come ho detto prima, non si può amare Dio e non amare il prossimo. Se uno ama davvero Dio, ama il prossimo. D'accordo? E questo è ciò che dice Giovanni. Se tu non ami tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, eccetera, tuo fratello, d'accordo? Non lo ami, che lo vedi. Come fai ad amare Dio che non lo vedi? D'accordo? Molti invece dicono, sì, io amo Dio, amo tantissimo Dio, però poi non amo il marito, la moglie. Bugia, è una bugia, non è la verità, d'accordo? Perché il Vangelo non mente, fratelli. Se amiamo Dio, amiamo anche il prossimo. Ecco, d'accordo? Poi vabbè, ci sono delle situazioni dove quella persona, quel coniuge, quel parente, quel fratello, quella sorella non sono di Dio, ma sono del diavolo. Cioè, che vuol dire? Ti proibiscono, ti incatenano, cioè, ti combattono ogni giorno che tu non devi pregare Gesù, tu non devi buttare, che so, non devi avere la Bibbia, non devi. E allora, d'accordo, cioè separarsi dalle tenebre, d'accordo. Ma di solito quando sono queste cose sono loro che se ne vanno via, sono loro che ti mandano via, cioè il cristiano non abbandona, il cristiano viene abbandonato. Cioè Gesù quando la sua famiglia carnale non credeva in lui. Sono loro che lo abbandonarono in questo, d'accordo? Gesù andò avanti nella sua strada che Dio aveva tracciato per lui. Allo stesso modo noi, quando qualcuno ci ostacola, chiunque sia, dice guarda, io oggi voglio incontrarmi con dei fratelli, vuoi venire insieme? Allora, che so, il marito, la moglie dice no, non mi va. Va bene, sei libero. E io vado, devo andare. Dice no, tu non devi andare perché devi fare quello che dico io. Alt, alt. Con amore gli dici, senti, io non ti proibisco a te di bere la Coca-Cola, di vedere il calcio, che ne so, il telegiornale, quello che sia, di dedicarti al lavoro, ai soldi, io non ti impedisco. Tu non puoi impedire a me di dedicarmi a Dio. D'accordo? Sempre quindi, sempre però amando, sempre con amore, quindi bisogna sempre amare queste persone, quindi, d'accordo? Quindi non bisogna trascurare, cioè se noi amiamo non trascuriamo, d'accordo? Però se noi amiamo Dio non trascuriamo nemmeno Dio, insomma bisogna trovare un equilibrio delle cose, d'accordo? Ecco, quindi ci sono tanti casi, questo messaggio è per quei casi, quelle persone, quei fratelli, quelle sorelle che non amano i propri coniugi, i propri figli, i propri fratelli, d'accordo? Ed è un invito da parte del Signore di pulire i vostri cuori. Anche io ho bisogno di questo messaggio, eh? Cioè abbiamo bisogno tutti di questo messaggio. Solo Dio è perfetto nell'amore, d'accordo? Noi però a volte cadiamo, ecco. Però quando un cristiano cade si rialza, io parlo di quelle situazioni che uno che ha chiuso il suo cuore, d'accordo? Non ha in sé l'amore di Dio, e però dice di amare Dio, ecco, questa è bugia, è come fare Dio bugiardi, noi non stiamo così amando come Dio ha amato noi, che noi quando non meritavamo Dio ci ha amati. A me fratelli io vi saluto, se avete bisogno di spiegare la vostra situazione, perché magari ascoltando questo messaggio avete bisogno di fare domande, di confrontarvi o di confidarvi, insomma scriveteci, il nostro email è come in cielo così in terra, tutto attaccato, FFB, quindi come in cielo così in terra, FB, tutto attaccato, no?
chiocciola@gmail.com. Poi ovviamente potete scriverci anche sotto il canale, magari sotto i video, i commenti, come volete. Volete più privacy, scriveteci per email, d'accordo? Certamente vi risponderemo. Che Dio vi benedica, fratelli, nel nome di Gesù Cristo vi abbraccio e vi benedico nel suo nome. Amen.